No, non urliamo troppo perché sennò l'altra volta abbiamo fatto la intro. Ciao a tutti ragazzi, qui a Dove Tu! Five minutes later. One eternity later. Simone Pagello, una crisi d'identità! È sempre peggio qui, è sempre peggio! Oggi episodio speciale di Malati di Risparmio numero 7! Veramente? Ho sperato a caso. Oggi episodio speciale perché sarà un episodio molto particolare, un episodio molto cruento, che io ho definito quasi un episodio più 18. Infatti determinate scene non le vedrete voi da casa perché sennò ci censurano il video. Ok. Perché il tema di questo video praticamente è questa signora risparmia sulla propria salute. Per un prossimo episodio di Malati di Risparmio e soprattutto per questa collaborazione con Aue Dove. No, sono Riccardo Dose. Superiamo 100.000 like. 100.000, una richiesta abnorme. 100.000 like. Veniteci a seguire su Instagram perché ogni mercoledì dalle 2 alle 2 e mezza facciamo live riguardanti animali selvatici. Perché è un estintore? Perché ha un coltello, non perché è un estintore. Una pinza. È una pinza. Benvenuti in cucina da Benedetta. Tra l'altro sembra troppo tuo padre. Ma c'è qualcuno che parla o è tutto senza voce? No, se non parla è proprio perché secondo me sta per fare qualcosa di eclatante. Vediamo. È una sacca scrotale gigante. Ma cosa sta succedendo? Perché la sta riempendo? Ma che cazzo ne so? No, tu lo conosci? No, è tuo padre, lo conosci tu. Forse ho capito. Che cos'è? Forse lo utilizza come ghiaccio per raffreddare le bevande. Perché no? A casa nostra non compriamo mai ghiaccio secco. Lo facciamo noi, da soli. È lei! È tutta colpa sua! Guarda che guai! Guarda che guai! Io la riempirei di baci. Ma scusa, ma dove si trova? Perché è una clinica? L'hanno già ricoverata. Il ghiaccio secco è CO2 allo stato solido. Usando un estintore ad anidride carbonica si ottiene del ghiaccio secco a basso costo. Però non lo utilizzo per mettere nelle bevande perché la CO2 è... Cioè... Se la CO2 muori se la assumi. Capiamo dove la vogliono mettere, sti bastardi. Si possono fare tante cose col ghiaccio secco per risparmiare. Ma sa che suo marito è stato preso nel casting di Breaking Bad? Potete rimuovere piccole abrasioni sulla macchina, impacchettarci vivande da spedire e tiene anche lontane le zanzare. Ma cosa sta cazzo significa? Aspetta che vado a prendere un estintore. Sta fermo! Questo qui? Sì, proprio quello. Che cos'è? Che cos'è? Non c'è niente. È un neo quello sul braccio, no? Sembra. Con il ghiaccio secco si possono rimuovere i nei e le verruche. Ma come? Ma come i nei? Ma come fa a essere viva sta persona? I nei e le verrughe? In effetti guarda la sua faccia senza nei. Non ce n'è neanche uno. Come fa lo scrub? Con l'estintore? Sono oltre 9 anni che Karen Hearn non va dal dermatologo. Lei da 9 anni che ruba estintori negli hotel. Con l'aiuto di suo marito Grant rimuove i nei a casa. Mi spieghi perché deve rimuovere i nei? Ma i nei non sono brutti, cioè, anch'io sono pieno di nei, ma non è che me li tolgo. E nonostante il dolore, Karen crede che ne valga davvero la pena, perché risparmia più di $2,000 l'anno di spese mediche. Eh sì, perché qui abbiamo a che fare con i malati di risparmio. Quindi ogni persona in America spende 2000 euro all'anno per farsi togliere i nei. Io non spendo un euro all'anno. Io non mi sono mai tolto un nei. Dai, dici, l'altra volta t'ho visto che eri in bagno e ne hai tolti un paio. È vero, avevo quel cazzo di estintore sopra la... Quando mia madre si sottopone a interventi medici in casa, inizio a preoccuparmi. Perché di fatto sono quasi sempre eseguiti da mio padre. Sono un elettricista industriale. È della persona più sbagliata per rimuovere i nei con un estintore. Però mi sembra che sia anche un tirocinante medico lui. Io... Questo è l'armadietto dei medicinali. Negli anni ho collezionato parecchi oggetti dagli studi medici.
Dove cazzo li ha presi? Dove li ha rubati? Molte persone non sanno che è possibile richiedere il proprio camice dopo un intervento. 9 volte su 10 ve lo danno. Tu lo sapevi? Io no. Tu? Non vedo l'ora di fare un incidente per richiedere il mio camice. Se si rifiutano è perché è sporco di fluidi corporei. Secondo me mia madre è, diciamo, leggermente ossessionata dal risparmio. Che cosa te l'ha fatto pensare? Da cosa l'hai capito? Ogni volta che vado dal dottore chiedo sempre una serie di campioni gratuiti. E gli arriva Maradona, Pelé, Ronaldinho. Applicatori con cotone, a bassa lingua. Ora tu mi spieghi che cosa se ne fa di una bassa lingua? Ma uno magari ti può anche servire, ma non 20. Questi sono il mio obiettivo preferito allo studio medico. Alcune sue idee sono buone, altre invece sono folli. Ma sono buone cosa? Sono buone che lei chi è? Si identifichi? Ma tra l'altro era lui che le toglieva i nei, quindi quale sarebbe il concetto di folli? Ma poi è un elettricista! Si elettrifichi per cortesia! Si elettrifizzizzi! Uso questa carta quando devo fare un intervento qui a casa. Basta srotolarla. È sterile ed è esattamente la stessa carta che si trova nello studio medico. Ricordiamo che una carta sterile non può far figli. Un kit di pronto soccorso può costare fino a $215. E la nostra scienziata di turno che cosa farà per ovviare a tutto ciò? E deve essere rifornito continuamente. Prendete il cetriolo. Segna, prendi il cetriolo. Aspetta che segno. Lo appoggiate sulla pelle. Appoggiate sulle palle, poi. E lo fissate. Prendi lo scotch e fissamelo. Ok. Lasciatelo così per 20 minuti e andrà tutto bene. I cetrioli sono ottimi per le punture di insetti. Signora, lei la deve smettere. Io la prossima volta che mi punge una zanzara mi metterò un cetriolo e vi farò vedere il video. Il liquido dei cetrioli rimuove il pungiglione dell'insetto e riduce il gonfiore. Tu lo sapevi che uno stupido cetriolo potesse fare tutto ciò? E noi stupidi che li mangiamo i cetrioli? Io non li mangio. Io non li mangio più. Un barattolo di cetrioli costa $1.49 in negozio. Mettendo nuovamente il cetriolo nel barattolo, immerso nel suo liquido, posso utilizzarlo ancora e ancora e ancora. E ancora, e ancora, e ancora, e ancora, e ancora, e ancora. Che cosa stracazzo sta prendendo da lì sopra? Signora, si fermi per cortesia. È un ispirapolvere. È un aspirapolvere. È un ispirapolvere. Questo è un macchinario che libera le vie aeree. Capito, quindi quando qualcuno deve atterrare lì devo decollare, utilizza questa cosa. E tutti fanno: signora, si va a atterrare, vieni! Per respirare meglio. Mi aiuta a dormire perché io soffro di apnee notturne. Ma si è fatta due domande questa se soffre di tutte ste cose? Vive di ghiaccio secco e di cetrioli, come cazzo fai a vivere? L'ho comprato a un mercatino dell'usato, pagandolo appena $15. Ma è un'occasione. Nuovo costava $2.500. Non è possibile, perché anche se fosse usato non lo vendo a $15. Vicky, tu conosci il mercato americano? Hai ragione, bro. Se siete arrivati fino a questo punto del video, ragazzi, oggi la sfida dell'anno, commentate in questo preciso istante scrivendo il vostro numero di scarpe. Potreste vincere un paio di scarpe. Lascerò quanti più like, commenti e cuori, anche Vicky questa volta lo farà qui sotto nei commenti, quindi vi teniamo d'occhio, commentate. Questa è la maschera. In teoria ognuno dovrebbe cambiare la sua maschera ogni 6 mesi. Questa è la mia prima in assoluto. È appiccicosa perché ormai la uso da parecchi anni. È un ricordo, lei è affezionata. Quindi da quanto tempo ce l'ha? Da quando ci avrà 25 anni la ragazza qui. Una nuova può costare una cifra compresa fra i $150 and $250. Al mercatino dell'usato costa $1. $1. Con del nastro adesivo è come nuova. Non direi proprio come nuova. Scada a pezzi, ci sto sfrantumando. Che cazzo è? Batman! Che cazzo è? Da... Signora, ma le sembra il momento di scherzare? Cosa sta diventando Transformers? Che benessere! Lei inalapetico. Guardala. Non è umana. E così ho risparmiato più di $3.000. Però in quelle condizioni. Si
sì, perché in effetti lei la utilizza per dormire, l'ha spiegato prima. Lei sembra l'aspirapolvere dei Teletubbies. È presente quella che faceva. Quando qualcuno a casa ha un'infezione. Il mondo dei peti. Batterica, io vado immediatamente al negozio per animali. Capito, quando qualcuno a casa ha un'infezione batterica, lei dove pensa di andare? Ovvio, dal veterinario. Uso gli antibiotici per i pesci, perché costano molto meno e non serve andare dal dottore. Che cosa stai dicendo? Che cosa significa? Ricky, hai un neo? Hai un neo, Ricky? Un po' di ghiaccio secco non fa mai male a nessuno. Ah, ottimo. Quando Karen ha iniziato a comprare gli antibiotici, abbiamo provato ad aiutarla con il suo problema. Insomma, perché... Ma questa situazione è paradossale. C'è una che sta parlando della salute di un umano e dietro ci sono solo pesci. Che cazzo, una biologa? Quella quantità di antibiotici indica un grosso problema nell'acquario. Va benissimo per le infezioni delle vie urinarie. Io ti spiego bene quello che sta succedendo. Praticamente la signora lì dietro al bancone non sa, non è da anni che la signora va lì e compra medicinali per pesci per rigenerare quella che è la sua salute. Ma lei, la signora lì dietro, lei con questa faccia continua a pensare che la signora qui in esame abbia un acquario a casa. Non è vero. E non è vero che c'è l'acquario, ma lei è totalmente... Ma veramente te lo penso. Te lo giuro. Delle vie respiratorie e per l'acne. Eritromicina dovrebbe risolverlo. Tetraciclina. Basterebbe cambiare i filtri o cambiare l'acqua. Cambiare l'acqua? Ah, adesso ho capito. Lei pensa... Ho capito, cazzo. Quindi lei si vergogna di dire in realtà che è per se stessa. Sì. Ma in realtà è così palese, no? Hai appena parlato di... Chi? Hai mai visto un pesce con i brufoli? Sì. Il mio pesce aveva l'acne. Non mi sento molto tranquillo nel prendere quei medicinali. Sono per i pesci. Non per essere assunti dall'uomo. Lui è un ex scienziato. Almeno per problemi più seri, persino Karen deve rassegnarsi a far visita al suo medico ogni tanto. Ultimamente, purtroppo, ho avuto un bruttissimo mal di denti. Porca troia, che cosa avete mangiato? Una farfalla? Le ultime due settimane sono state terribili. Ho provato l'olio di chiodi di garofano. L'olio di palle di melanzane. L'olio di chiodi. L'olio di fango. L'olio di funghi di fango di Paranite. Ho usato il ghiaccio, ho provato tutto quello che avevo, ma non ha funzionato. Ha usato le cose più stupide per farsi passare un mal di denti. Che cazzo usa l'olio di chiodi? Cazzo gli mette un quadro in bocca? Mi sono arresa. Sono dovuta andare dal dentista. Guarda il dottore dove l'ha messa per farla aspettare. L'ha messa lì a fissare il niente. Con quell'infradito di rosa. Madonna. Diamo un'occhiata e vediamo cosa c'è, ok? Allora, Karen. Beh, sicuramente ha un ascesso a quel dente, ok? C'è un cesso nel dente. C'è un cesso. Deve farci qualcosa o le darà fastidio. Le consiglio una cura canalare del dente e l'inserimento di una capsula. $900 più o meno. $900 900. per me 700. Vai. Ma quanto mi costerà? La sua domanda, era già questa. Era già stava già pensando. Beh, circa $1,800. Lei è l'autotune. Quando so che devo spendere soldi, storco il naso. Storco. Una soluzione più economica sarebbe l'estrazione, ma non avrebbe più il dente. E questo quanto costerebbe? Circa $185. Ma non può pensarci su, non può farsi proporre di togliere i denti. Giuro che se rimane senza un dente, pur di non spendere tutti quei soldi, mi incazzo, spacco il computer. No. Senza anestesia verrebbe a costare un po' di meno? Stai ma lei è veramente disposta a farsi del male? Senza anestesia? Ma stiamo scherziamo? Non è una buona idea. Non è una buona idea. Il suo commento è stato... Non mi sembra una buona idea. Non riuscirebbe a sopportare il dolore se lo togliessimo senza addormentare l'area. Io mi informo. Ho frequentato l'università, quindi se devo sottopormi a un intervento medico, faccio delle ricerche approfondite prima. Minchia, che ricerca approfondita? Chissà che università ha fatto questa. L'università è l'ufficio... Collocazione di affari semplici. Questo è un elevatore. Lo inseriamo nella gengiva, spingiamo contro l'osso e alla fine il dente uscirà dall'alveolo. In pratica quello che sto facendo il dottore è terrorizzarla per allontanare l'idea di base di far togliere sto cavolo di dente senza anestesia. Ma immagina tutto questo senza anestesia. Quanto può far male? E io lo afferro con il forcipe. Forcipe? Ma dove siamo nel medioevo? Quindi smuovo il dente fino a che non si stacca e allora lo estraggo. Beh, sembrano delle semplici pinze. No! È un forcipe! È un forcipe! È rarissimo, ma è un forcipe! Posso portare a casa gli strumenti dopo l'intervento? Il suo obiettivo
menu principale. Tu li porti da casa, camici, attrezzi e forbici. Ma è come se io andassi dal dentista e poi gli chiedessi dammi tutto quello che hai dopo avermi operato. Ci posso pensare? Certo, senza fretta, ma più aspetta e più il dente le farà male. Lei è appena tornata a casa e sta cercando un tutorial su YouTube su come estrarre un dente. No, se lo toglie da sola io impazzisco. Allora ragazzi, però adesso attenzione, siccome queste immagini qui non posso farvele vedere perché sono veramente cruente. Praticamente questa signora che ha fatto vedere un video disgustoso di un tizio che toglie con una pinza il dente a un amico, no? Ha chiamato il marito e ha fatto ecco così devi fare. Ma se il marito accetterà secondo te? Ma oggi per la prima volta proveranno a estrarre un dente con l'aiuto di qualche video su internet. Ah, hai capito allora perché si conservano tutta la roba? Perché metti caso poi un giorno si devono fare l'operazione in casa, c'hanno l'armadietto del dottore che hanno rubato il giorno prima? Bastardo. Non mi piace l'idea di estrarre un dente a mia moglie. E se togliessi quello sbagliato, insomma. Sua preoccupazione non è che stai estraendo un dente senza anestesia con una pinza arrugginita, ma è di estrarre quello sbagliato. Sai che palle farlo di nuovo poi? Per estrarre il dente invece userà questo strumento per barbieri. Come strumento per barbieri? Non so, sembrava un forcep. Ma da quando? Sto costruendo un aspirasaliva, uso un normale aspirapolvere. Questa parte va in bocca per aspirare il sangue e altro. Questa, no, ragazzi, questo è l'invenzione del secolo. Però è geniale, eh. Io non ci avrei mai pensato di mettere una cartuccia. Hai presente quello del dentista che sì, ti aspira? Sì, sì, sì. È perfetto. Dell'aspirapolvere. La roba che mi dà perfetto, fastidio, che funziona pure. Funziona pure. Funziona pure. Dove la unto? Nella benzina? No, quello è un calamaio. Questa è della semplice cola, strofino con la carta stagnola. E infine l'alcol completerà la sterilizzazione degli strumenti. Non potrei essere più pronto di così. Ma vai a cagare! Vai a cagare! Perché questo è proprio uno stronzo. Lei è a casa sua, ma comunque era in sala d'attesa. Perché cazzo non aspetta la sua poltrona? Il dentista di Karen avrebbe chiesto $185 per l'estrazione. Ma dato che lei è già in possesso di gran parte dell'attrezzatura, l'operazione le costerà solo $10. $10? La sta imballando. È un pacco. Preoccupata? Un po'. Ma come un po'? Io sarei terrorizzato da quello che sta succedendo. Non respira già con quella cosa. Si mette un po' di smalto sui denti. No, non posso far vedere. Ragazzi, quello che sta succedendo adesso, anche qui non ve lo posso far vedere. Vabbè, se lo stanno immaginando comunque. C'è praticamente qui il dottore. Il dottor qui, Grant. Il dottor palle sudate qua. Che sta spinzettando. E sta estraendo il dente. Ed è pieno di sangue ovunque. Tranquilla. No, no, tranquilla no. Io qua non ce la faccio, dica, guardare. Io ho un po' paura. Non so se lo fanno vedere veramente o se nascondono qualcosa. Ragazzi. Dai, che schifo. No. Come cazzo? Ragazzi, gli ha ufficialmente estratto con quella pinza arrugginita il dente della moglie. Non chiedermi di rifare una cosa simile. Quindi ragazzi, che dire? Speriamo che questo video in qualche modo, non so quale, vi sia piaciuto. Vi invito anche a non recuperare la puntata online qualora aveste voglia di vedere quelle scene cruente. Io andrei a rivederle. Andiamo a vederle. Righi ha fatto un'offerta pazza, 100.000 like per un prossimo episodio. 100.000! Di malati di risparmio, qui più che malati di risparmio, malati di mente. Veniteci a seguire su Instagram perché ogni mercoledì dalle 2 alle 2 e mezza prenderemo una cerpice, Semineremo il panico in tutta Milano. Qui dal quartiere generale di Avo ed è tutto. E noi ci rivediamo in prossimo video. Ciao! No. Ba. Poi c'è sempre quella parte in bianco e nero dove io faccio qualcosa e c'è qualche commento a fine puntata. Mi sembra che nello zainetto di là io dovrei avere una cerpice. Mi scusi, cerpice? Sì, certo, cerpice.